Gabriel, a quanto pare hai fatto un bellissimo quadro. Grazie. Vuoi spiegarlo tu? Sì, ho fatto la natura e il sole con la luce di Dio. Aia, e proprio allora sei proprio un grande artista. Grazie. Ma questo sole ce l'hai pure nel cuore? Sì. Beh sì, perché guarda Gabriel, tu c'hai un nome che ti ricorda chi? L'angelo Gabriele. L'angelo Gabriele. Ma sei proprio una cosa grandiosa. E il sole è il nostro cuorecino. Il cuore, perché se manca quello, se non riscalda quello, non funziona quello, non funziona niente, capito? Se noi non, Gabriele, se non vogliamo bene alle persone, poi tutto si spegne, capito? Tutto. Allora, Gabriele, adesso tu sei venuto qua, sei presente nel tuo quadro, sei venuto anche per onorare San Francesco, sì. No? Ecco. Quanti anni fa San Francesco, da quando è nato? 600 anni fa. 600 anni fa. E che cosa gli vuoi dire? Auguri a San Francesco. Auguri a San Francesco. Tu sei di dove? Di Paola. Di Paola. Quindi devi continuare a volergli bene a San Francesco. Sì. Ok. Ebbene, cerca soprattutto di continuare ad essere un bravo artista. Sì. Ma non solo. Soprattutto nel cuore. Nel cuore. Devi pennellare la tua vita. Va bene? Okay. Ciao. Ciao, sono Maria Rosaria. Brava Maria. Maria? Rosaria. Maria Rosaria. E fino adesso sapevo che ti chiamavi Maria. E come è uscito pure questo nome? Questo nome praticamente mi hanno chiamato così come la Madonna del Rosario. Va bene. Senti Maria, e che cosa sono questi due quadri? Questi due quadri rappresentano la morte di Gesù e poi la resurrezione. Praticamente la croce dove è morto Gesù. Il cielo scuro e poi la terra tutta scura, perché siccome che è morto Gesù era il figlio di Dio, e siccome che c'era il terremoto, e Dio era un po' triste, perché siccome che era morto il suo figlio era triste. Invece qua poi è risorto, qua c'è tutta la luce perché va in paradiso. E questa luce? Questa luce è molto... molto, praticamente, come posso dire, è molto luminosa, perché il figlio di Dio poi è risorto ed è stata una gioia grandissima.